Di nuovo il più cordiale ben interconnessi, naturalmente con la piattaforma di Spreaker, Spreaker si scrive con la k.com/stapperadio di Stefano Tini, spreaker.com/Roberto De Angelis con la doppia S, naturalmente R di A Radio 1. Siamo così alla vigilia, mancano delle ore chiaramente a Fiorentina-Roma che si giocherà, vorrei ricordarvelo, domenica sera alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Una bella sfida, una bella partita, soprattutto anche perché Roma e Fiorentina hanno deluso in Coppa UEFA, come se non hanno deluso, hanno ottenuto due sterili pareggi, per cui dovranno rifarsi in campionato. Ma vincerà la Roma o vincerà la Fiorentina? Intanto do il più cordiale benvenuto a Federico De Angelis. Ciao Federico. Ciao Roberto, buona serata. Spero anche per i nostri radioascoltatori sia appunto una buona serata e che nonostante le difficoltà del tempo che ci siano stati oggi non ci siano stati tanti problemi. E tra l'altro volevo ricordare che a Roma è successo un brutto fatto, nel senso che è caduto un albero su una banchina della fermata di un autobus e ha causato 4 feriti. E anche un altro fatto brutto purtroppo è accaduto in Sardegna e speriamo insomma che risolvino presto la situazione ed anche che per la partita di domenica sera contro la Fiorentina non ci siano problemi anche in Toscana, perché la protezione civile ha proprio proclamato un'allerta anche in quella regione. E tra l'altro voglio dire che la scorsa settimana la pioggia ci ha portato bene, perché tutti pensavamo che alla fine del primo tempo, con quell'acquazzone che aveva addirittura allagato anche gli spogliatoi, la partita non si sarebbe più ripresa e sarebbe stata rinviata ad una data da destinarsi. Invece, tra l'altro, voglio dire che è stato proprio il nostro capitano Francesco Totti che ha fatto uscire il sole all'Olimpico e ci ha regalato appunto i 3 punti contro la Sampdoria. Ma adesso questo appartiene al passato. La Roma deve riscattarsi dal pareggio di ieri in Europa League, e perché secondo me comunque almeno ieri doveva arrivare una vittoria, perché dico, a quel punto non siamo riusciti a qualificarci per la Champions League, però una volta che stai almeno in Europa League penso che tutti si aspettavano 3 punti e a questo punto non si può escludere nulla e le prossime partite tocca vincerle, perché se si vuole arrivare almeno ai 16esimi di questa competizione bisogna portare a casa 3 punti. Ed anche in campionato, dopo la vittoria contro la Sampdoria, bisogna arrivare ad un'altra ulteriore vittoria con 3 punti. Allora, la prima proiezione delle formazioni di Fiorentina-Roma ci davano un Bruno Peres a destra e un Juan Jesus a sinistra, un Juan Jesus che purtroppo ha fallito nelle precedenti esperienze. Adesso invece c'è un'altra evoluzione della formazione giallorossa. Io vorrei qui vicino a me Federico per innanzitutto dirci la formazione e poi dopo lo schema, come attaccherà la Roma, e noi da quest'altra parte vedremo lo schieramento della Fiorentina, anche perché lì Tatarasanus diventa uno scioglilingua oltre che un portiere. Allora andiamo invece con la Roma. Allora, la Roma adotterà il modulo 4-3-1-2, tra i pali avremo Szczęsny, in difesa Florenzi, Manolas, Fazio e Peres, a centrocampo Strootman, De Rossi, Nainggolan, alla tre quarti Perotti e in attacco Salah e Dzeko. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, adotterà il modulo 3-4-2-1, tra i pali avrà Tatarusanu, in difesa Astori, Rodriguez e Tomovic, a centrocampo Milik, Badei, Vesino, Tellio e alla tre quarti Borja Valero, Ilicic e comunica punta Kalinic. Allora, per quanto riguarda la Roma c'è anche una modifica al centro della difesa giallorossa, perché all'inizio si diceva che Vermaelen sarebbe partito titolare, adesso altre indiscrezioni invece ci danno Fazio titolare. Federico, siamo più sicuri con Fazio, Vermaelen o Vermaelen, uno dei due insieme a Manolas, oppure non cambia nulla, perché se Manolas rende quello che deve rendere, chi sta vicino con lui insomma sa come deve impostare la difesa giallorossa? Io penso che con Manolas appunto centrale, se sfrutta al meglio le sue qualità e esprime nel modo migliore il suo gioco, penso che la Roma possa avere un ottimo reparto in difesa anche per quanto riguarda poi invece il resto della formazione. L'unica cosa è che ovviamente bisogna stare attenti alla Fiorentina, perché tra l'altro la Fiorentina gioca in casa propria e la Fiorentina in casa è sempre una squadra molto difficile da affrontare, però io sono sempre del parere che è sempre la Roma che deve fare la partita, nel senso può aspettare anche l'avversario, però
deve stare attento a non subire reti e appena capitano delle occasioni speriamo che Dzeko appunto le sfrutti al massimo, ed anche Salah, tra l'altro, che è un ex, conosce molto bene i suoi vecchi compagni di squadra, questo può essere un punto a favore per la Roma. Ma questo impasse iniziale della Roma, che a parte la partita rocambolesca contro la Sampdoria ha stentato a Cagliari, ha stentato in Coppa UEFA, è dovuto a un appesantimento, a un affaticamento muscolare che la squadra ancora si deve amalgamare, visto che c'è stato qualche cambio, non c'è più Pjanic, è cambiata la difesa, la squadra a volte è anche troppo lunga purtroppo. E allora, viste tutte queste piccole osservazioni contrarie, contro la Fiorentina potremmo vincere oppure attendere, aspettare, forse anche un pareggio potrebbe essere molto positivo contro una squadra che si presenta agguerrita come quella viola? Ma io sono molto ottimista, e anche l'ultima vittoria in campionato penso ha fatto un po' salire il morale, almeno per quanto riguarda il campionato. Come dicevo prima, l'Europa League purtroppo è andata così, però adesso bisogna voltare pagina e la Roma secondo me può tranquillamente, tra virgolette, portare una vittoria a casa, quindi puntare i 3 punti. E se la partita invece non andasse, diciamo, bene, andrebbe bene anche un pareggio con 1 punto. Però secondo me la Roma può dire la sua e può portare a casa questi 3 punti che farebbero salire il punteggio in classifica e ulteriormente il morale. E soprattutto ridare morale e fiducia alla squadra giallorossa, perché credetemi, ce ne vorrà di questo morale e di questa fiducia, visto che le situazioni iniziali insomma non sono state positive né tanto rose. Bruno Peres a sinistra, noi siamo molto perplessi, io l'ho sempre detto che Peres a sinistra sì, svolge bene il suo compito, ma non rende come se stesse sulla fascia destra. Ma io sono del parere che rispetto alle decisioni di Spalletti, credo che per schierare Perez a sinistra vuol dire che lui già lo abbia provato anche in allenamento comunque e si sia reso conto che a sinistra può rendere molto, quindi mi affido molto a quello che ha fatto il mister, perché comunque io voglio dire che al di là di qualche intoppo che ci sarà anche adesso, da quando è arrivato a gennaio scorso Spalletti ha svolto un ottimo lavoro. E secondo me la cosa che non ci voleva era l'infortunio di Rudiger l'estate scorsa, e tra l'altro io poi, perché non è voluto rimanere come riserva, avrei tenuto anche Castagne, perché per me è un ottimo difensore, però do pienamente fiducia a Perez che finora ha svolto bene il suo lavoro e credo che a sinistra possa essere un'ottima garanzia. Io ritengo invece soggettivamente che Castan al Torino possa giocare più sciolto da vincoli, da pressioni e ritrovare il suo antico smalto, e poi la Roma addirittura possa riprenderselo e rischierarlo tra le sue fila, perché lo vorrei vedere ancora con la maglia giallorossa. Florenzi di nuovo in questa proiezione che abbiamo, terzino destro, falso terzino destro, insomma terzino destro prestato per l'emergenza e per l'occorrenza, però così si snatura Florenzi, d'altra parte chi metti poi? Esatto, e il discorso è proprio questo, se non metti Florenzi non c'è alternativa, quindi questa è una condizione in extremis, però Florenzi già ha giocato come terzino destro e quindi credo si sia anche abbastanza abituato a questo ruolo e penso che comunque coprirà bene quel reparto, e poi ci saranno anche comunque gli altri di difesa e di centrocampo che dovranno svolgere il loro ottimo compito e vedere se Florenzi è un attimo in difficoltà aiutarlo. Però io sono talmente così tranquillo che per me non ci saranno grosse difficoltà, poi dipende sempre come si evolve la partita. Beh certo, l'evoluzione della partita è sempre un terno all'otto. Nel frattempo allora io ringrazio Federico De Angelis di essere intervenuto, perché di solito lo ascoltavamo dal telefono o in collegamento telefonico con Stefano Dini, stavolta invece è fisicamente presente, quindi la sua voce dovrebbe essere arrivata forte e chiara, come forte e chiaro il messaggio per tutti i romanisti: sta Roma deve tornare a vincere. Allora i saluti di Federico De Angelis. Allora, un saluto a tutti quanti e forza Roma appunto per domenica, e un abbraccio. Noi ci risentiamo prossimamente e come dico io, come al solito, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio. Grazie a tutti, ci risentiamo prossimamente.